In bici, a piedi, in auto, alcuni con fare quasi acrobatico, sono uomini, donne, adolescenti, ben vestiti o in abiti per la casa, ma in comune hanno l'inciviltà, mentre gli manca il senso civico e anche quello della vergogna. Sono queste le parole utilizzate dal sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, che in una nota diramata da Palazzo di Città commenta gli ultimi episodi di abbandono dei rifiuti per le strade della città. Non importa che siano campane per il vetro, cestini per le carte o contenitori per gli abiti usati, si legge, loro ci buttano dentro o accanto per strada, al suolo, qualsiasi rifiuto, vecchi elettrodomestici, il sacchetto dell'organico, qualsiasi cosa, e a seconda dell'ingombro, il misfatto viene compiuto a piedi piuttosto che in auto o in bicicletta. Dai ciclisti pare sia prediletto un angolo di via Milano, così come si evince dalle foto, anche in questo caso, si va dagli adolescenti agli anziani. Lo spettacolo, scrive Cannito, è disarmante e degradante. Queste sono le stesse persone che sui social si lamentano perché la città è sporca e più arditi arrivano addirittura senza vergogna ad affermare che la causa della sporcizia è la raccolta differenziata. La verità è un'altra, prosegue il primo cittadino. La città è sporca perché voi la sporcate per la vostra inciviltà ed insolenza. Nelle vostre case, si legge ancora nella nota, fate quello che volete, ma le strade della città non sono la vostra pattumiera e la Barsa deve occuparsi dei servizi ambientali e della pulizia, non ad andare dietro ad ogni sporcaccione. Voglio ricordare, conclude Cosimo Cannito, che l'attività di controllo e sanzione per chi non rispetta le regole è sempre in piedi attraverso le riprese di telecamere fototrappola che immortalano, come si evince dalle immagini, coloro che abbandonano ovunque rifiuti di ogni genere. Le responsabilità saranno accertate e chi ha sbagliato dovrà pagare perché Barletta non merita di essere sporcata.